si ripropone a San Martino la terza festa del vino e dell'olio novello che si è svolta presso la cantina sociale cesanese del Piglio in collaborazione con il Comune di Piglio, l'amministrazione provinciale di Frosinone, l'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio, l'Arsial, l'Associazione Amici dell'Agricoltura ed il Cineclub Ciociaro. È stata un'occasione per festeggiare la nuova stagione del vino e dell'olio che, in questo periodo dell'anno, esprimono con particolare intensità la loro gioventù e freschezza. Una festa all'insegna dei sapori che è stata anche l'occasione per festeggiare la 13ª edizione del Premio Nazionale Agricoltura e la consegna dei premi alle aziende vincitrici che sono state il caseificio Pace e Becce di Potenza, Olio Quattro Ciocchi di Alatri, Cantina Sociale Cesanese del Piglio, Ristorante Vitale di Civitavecchia, Pastificio De Sortis di Pietragalla, Sulpizio Tartufi di Campoli Appennino, Azienda Agricola Biancale Anna Maria di Arpino, Pierluca Proietti di Piglio e Andrea Martini di Piglio. Il premio speciale della giuria per l'invenzione dell'anno è andato al Cono Mozzarella, ideato da Luigi Proietti di Frosinone. Nel premiare le tante aziende sia il sindaco di Piglio Tommaso Cittadini che il presidente dell'Associazione Amici dell'Agricoltura Cavalier Toni De Bonis hanno sottolineato l'importanza che riveste oggi l'agricoltura, nonostante la grave crisi economica ed una realtà sempre più complessa e mutevole, ma è quanto mai necessario difendere il proprio patrimonio agricolo puntando su prodotti di eccellenza come il vino cesanese. Ad animare la serata è stata la simpatica e bella presentatrice Paola Belli Colli che ha presentato i numerosi ospiti, da Miss Ciociaria 2011 Anna Rita Baris, Miss Fratellanza nel mondo Desiree Zangrillo. Madrina Cine Club Vanessa Pretola. Ospite d'onore Pino Scavo, che ha deliziato il folto pubblico con le canzoni della tradizione napoletana. Nel corso della manifestazione sono state inoltre presentate dalla ricercatrice Apetecchia le 8 contrade della Piglio medioevale e precisamente Castello, Arringo, Santa Lucia, Santa Maria, Piagge, Sant'Antonio, San Lorenzo e San Rocco. Non sono poi mancate le degustazioni di vino accompagnato da bruschette condite con l'ottimo olio, il tepore delle calde arroste appena sfornate, le ciambelle al vino ed un cono mozzarella a caldo di forno.